percorso artistico. Arriviamo agli anni 90, che sono degli anni importanti. Ci rifacciamo anche proprio la canzone, gli anni, perché sono un po' uno spartiacque nella tua carriera, no? Sì, sì, esattamente. Allora, praticamente dividerei la prima parte, no, degli 88 erano un per primo tempo. Il primo tempo, esatto, è stato quello dei primi due album, no? Quelli, diciamo, Hanno ucciso l'uomo ragno e Nord Sud-Ovest Est, che sono stati due album nati praticamente di getto, cioè c'erano delle canzoni che avevamo già pronte e altre che invece abbiamo fatto proprio a 200 all'ora sull'onda del successo del primo disco. Quindi c'era anche lì una sorta di follia inconsapevole, no? E poi col terzo album, non a caso poi si usa dire the difficult third album, no? Che di solito è sempre quello più difficile, perché in uno c'è nel primo c'è l'esplosione, nel secondo c'è l'onda d'urto dell'esplosione e poi il terzo devi far capire che cosa vuoi fare da grande. E lì, insomma, successe questo. Era il 1994. L'album uscì nel 95, però era il 1994 e eravamo nella cantina di sotto casa mia, sotto casa mia, dove avevamo, diciamo, il mini studio, io e Mauro Repetto, che è quello che ha cominciato con me l'avventura degli 883, e stavamo lavorando su un pezzo che si intitolava Gli anni. E insomma, stavo mettendo a posto un po' di testo, eccetera, e Mauro disse, era poco prima di Pasqua, credo che fosse, sì, il mercoledì prima di Pasqua, dice, allora, facciamo così, io devo andare via, ci vediamo dopo Pasqua, tipo lunedì o martedì. A vacanza proprio? Sì, sì, no, perché doveva fare delle cose. Ah. Sì, ci mancherebbe, allora tutto a posto. Lo rividi, certo, 5 anni dopo, tipo una roba del genere, la prima volta. Quindi ecco, è un pezzo spartiacque quello lì. Nel vero senso della parola. Sì, perché praticamente lì stavo cominciando a lavorare di fatto al terzo album, che comunque era un album, insomma, in cui in genere vieni abbastanza atteso al varco, no? Perché per una serie di motivi, perché appunto, come ti dicevo prima, l'onda del primo la fa un po' al secondo e poi. E quindi in quel momento lui se ne andò e quindi dovetti affrontare comunque la responsabilità anche discografica, perché in ogni caso c'era molta attesa, molta aspettativa nei confronti degli 883 in quel periodo, di affrontare il terzo disco sostanzialmente. E il primo pezzo del terzo disco fu quello essenzialmente. Ma forse se n'è andato perché non era tanto nostalgico, non lo so, pensando proprio al testo, no? Ma tu ricordi tante cose del passato. Quello sì, ma io credo che infatti fosse più o meno questo, cioè lì lui credo che si è reso conto poi con una canzone del genere io stavo andando molto sull'introspettivo, cioè stavo raccontando molto più di me stesso che non di ero più prima persona singolare che plurale, cioè raccontavo più di me che di noi, come, e quindi era un po' cominciato quel mio modo di raccontare alcune cose un po' personali, un po' malinconiche, un po' nostalgiche, come dicevi tu giustamente, che poi avrei portato avanti in altre canzoni, no, tutto sommato. E quindi era qualcosa che era difficilmente condivisibile da un'altra persona, cioè come fai, certo, a raccontare, a condividere questa cosa, la tua esperienza, cosa puoi aggiungere, no? E quindi credo che sia stato uno dei motivi, perché credo che lui abbia capito che la mia voglia di scrivere andava anche in quella direzione lì, che forse non riusciva più a sentire propria, come propria. Però io so che in realtà lui non era solo quello che tutti noi abbiamo visto ballare in video, no? No. Aveva un ruolo quasi decisivo, diciamo. Assolutamente, beh, io diciamo che caratterialmente sono sempre stato uno poco propenso a apparire alle luci dei riflettori, sono uno che sono uno molto timido, che vede magari l'esposizione, anche raccontare le proprie cose, far ascoltare una mia canzone l'avrei vista e vissuta come una violenza, no? Perché non avrei mai avuto il coraggio di andare da uno, da un editore, da un produttore a dire guarda, ho fatto sto pezzo, ascoltalo, sarei vergognato come un cane. Lui era quello che aveva quella grande forza di volontà di perseguire un obiettivo fino proprio all'estremo, e quindi era quello che batteva proprio il ferro, no? Cioè andava, chiedeva, citofonava alle case discografiche, a Claudio Cecchetto, una, no? Portineria famosa, esatto, una portineria famosa, quella appunto di Claudio Cecchetto, cioè era quello che, e poi era quello che correggeva certe cose del mio carattere, perché essendomi insicuro fondamentalmente quando io mettevo giù delle idee per una canzone eccetera, poi dopo mezz'ora ma forse non va,
forse, ed era quello invece che mi motivava, diceva, no, dai, mettila giù, chiudi così, ma forse era meglio come lo stavi facendo prima, cioè era quello che finalizzava il mio lavoro, e probabilmente non avrei mai fatto nulla, non avrei mai combinato nulla senza lui, quindi non solo ha avuto un ruolo negli 8-3, ma ce l'ha avuto anche grande, insomma, di grande intensità. Insomma, quello che era la tua insicurezza è riuscito. Certo, lui era quello che aveva la faccia come, cioè, non... Come lì? Sì, come certo. Tutto a posto, cioè, certo. Senso, guarda, non aveva paura di niente fondamentalmente, no? Io sono uno che piuttosto mi sotterrerei, ma anche adesso che faccio questo lavoro, e quando vedo tante persone che vanno in televisione così e fanno i fenomeni gratis, cioè, io dico, mi vergogno per loro, no, sai quelli, sai adesso come un po', no? Certo. Comunque talent show, reality show, ti dicono devi essere spigliato, ma no, anche no, anche no. Perché se è una perdita di dignità così clamorosa, anche non esserlo spigliato. Sì, quello, no? Cioè, diciamo, uno di quelli che si vergogna davanti, esatto, a vedere quelle persone fanno... Esattamente, no? Certo. Sembrano quelle cose, i prodotti di certi corsi di autostima, no? Vai. Americani. Esatto, quelle cose. Invece sono uno che pensa sempre, per certi casi, che un minimo di pudore in certe situazioni sia abbastanza necessario, anzi sia un pregio, non un difetto. Ora volo giù nella mia nostalgia. Max era l'amico, il successo, l'allegria. Ora atterro qui nella mia follia. Dirigerti nel mio film e sperar di farti mia. Brand is mine. Brand is mine. Brand is mine. Brand is mine.